non stai fermo un attimo mai. Coccinella che libera, vai, vai, vai. Coccinella, prepotente un po' di più. Coccinella, vinci sempre tu. Coccinella, chi non è d'accordo vai. Coccinella, che vulcano sei. Quanti batti cuori però, non è vero? Sì, ci voleva proprio. Ma cosa ti prende? I miei zoccoli non ci sono più. Cosa? I miei zoccoli dove sono? Chi li ha presi? Oh. Ehi, ma che succede? Coccinella non trova i suoi zoccoli. Eh? Come sarebbe? Secondo me gliel'ha rubati chi in giro. Mitsuo, non bisogna mai accusare nessuno senza motivo. Possiamo invece, secondo me è stato Kinjiro. Sono d'accordo. Cercate di stare tutti calmi, mi occuperò io di questa faccenda, va bene? Intanto perché non vi andate a vestire? I miei zoccoli. Hai perso gli zoccoli? Che sciocchezza! Che c'è da ridere? Quegli zoccoli sono il solo ricordo che ho di mio padre! Oh, che cosa di cattivo gusto! E poi gli zoccoli sono passati di moda. Io non li porto da anni e anni ormai. Rivoglio immediatamente i miei zoccoli, mi sono spiegato! Cosa? Come sarebbe? Come ti permetti? Vuoi forse dire che siamo stati noi a prendere quei tuoi maledetti zoccoli? Coccinella non voleva dire questo, ma se per caso li ritrovaste, restituiteceli per favore. Quegli zoccoli per noi sono molto importanti. Se fossi in voi mi metterei l'animo in pace. Se non sbaglio, ho visto Don Kichi che bruciava quel vecchio paio di zoccoli che voi cercate. Cosa? Coccinella! Oh! Coccinella, come stai? Rispondi! I miei poveri zoccoli! Fa proprio caldo. Sai che hai bruciato gli zoccoli di Coccinella? Lei ci teneva moltissimo. Ti dispiace ripetere, non ho capito. Hai bruciato gli zoccoli della mia sorellina, non è vero? Non lo so, non ho bruciato zoccoli io. Certo che li hai bruciati, brutto vigliacco. Perché sei così violento? Io non li ho affatto visti i tuoi zoccoli, credimi. Questa è la mia camera, cercate pure se vi fa piacere. Oh, com'è sporca. Non fate complimenti, cercate dove volete. Come si fa a vivere in un posto come questo? Ma... No! Non ho mai rubato niente a nessuno. È la prima volta che qualcuno mi accusa di essere un ladro. Che dolore proverebbero i miei genitori se sapessero che il loro figliolo è trattato come un ladro. Io sono innocente. Mi dispiace, Don Kichi. Noi non volevamo dire che sei un ladro. Devi credermi. Scusaci, noi non volevamo offenderti. Forse ti starei chiedendo come mai stiamo cercando quel vecchio paio di zoccoli. Ma vedi, per noi sono molto importanti. Ti prego, Coccinella, devi farcela. Papà, i miei zoccoli. Ehi, qualcuno ha visto i miei zoccoli? Coccinella, lo sapevo. Ridami i miei zoccoli. Su, da bravo. No, sono miei. Oh, santo cielo. Puoi venire, cara?
Perché non glieli lasci, caro? Coccinella ama moltissimo i tuoi zoccoli, lo sai. Perché io non ho nient'altro da mettermi, ecco perché. Potreste metterli a turno. Coccinella li metterà durante il giorno quando papà non c'è e papà li metterà quando tornerà a casa. Sì, buona idea, mamma. Mi si sono rotti un'altra volta gli zoccoli. Canta, gli zoccoli normali non sono fatti per sopportare il tuo peso. Perché non te ne ordini un paio speciale, eh? È davvero un'ottima idea. Guardate che zoccoli stupendi. Sono fatti di legno di quercia e li ho fatti fare apposta per me. I miei zoccoli! Oh no, ancora. Capisci adesso perché quegli zoccoli sono così importanti per noi? Sì, certo. Farò tutto il possibile per cercare di trovarli. Ti ringrazio. Sì, però cerchiamoli anche noi, d'accordo? Sì. Io ci sto. Secondo me chi li troverà sarà Tsuchimaru. Contaci. Erano un paio di zoccoli di quercia. La mia sorellina ha perso gli zoccoli ed è disperata. Quegli zoccoli sono un ricordo di nostro padre. Qui non ci sono. No. Neanche qui. No. Le donne che abitano qui vanno spesso al bagno Golden. Sì, è così. In genere sono donne prepotenti e scortesi. Sono anche molto belle. È vero, è anche molto gentile. Adesso mi prenderò cura io di voi due, va bene? Aiuto! Lasciatemi andare! Lasciatemi andare! Lasciatemi! Volete una tazza di tè? Siete davvero molto stanchi, vero? Abbiamo cercato quegli zoccoli dappertutto. Niente da fare, non ce n'è traccia. Secondo me c'è qualcuno che se li è messi per sbaglio e poi li ha buttati nel fiume. La gente butta nel fiume anche le cose nuove. Secondo me se li è presi qualcuno che fa collezioni di zoccoli. Gli zoccoli di quercia devono essere molto pregiati. Se l'avessimo scoperto prima avremmo potuto venderli. Non neanche per scherzo, Coccinella se ne avrebbe molto. Ha sentito? Coccinella. Eh? Oh. Avete cercato talmente tanto gli zoccoli che vi siete stancati. Ve ne sono grata. Coccinella. Ma io non smetterò di cercarli finché non li avrò trovati. Quegli zoccoli erano di papà, capite? Non preoccuparti, non abbiamo smesso di cercarli. Oh, sta nevicando. Questo mi ricorda quella volta. Prendi questo! Addosso! Addosso! Dai, non siamo ci aspettando! Dai, continuate così, forza! Ehi, basta, tiratemi fuori di qui! Venite, la cena è pronta! Bene, ho una fame! Dove è andata Coccinella? Eh? È veramente strano, un momento fa l'ho vista salire sullo scivolo. Guardate come scivolo! Coccinella! Coccinella!
Siete già stati al commissariato di polizia? Sì, non siamo riusciti a trovarla né a scuola né nel giardino. Mi domando dove sarà andata a finire. È meglio che voi ragazzi andiate a casa. Intanto, vostra madre ed io continueremo a cercarla finché la troveremo. Che freddo! Coccinella! 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 Oh, oh! Papà! Coccinella! Papà! Coccinella! Papà! Che bello rivederti. Papà. Sono sicura che riuscirò a trovare quegli zoccoli, lo so, me lo sento. Certo che li troverai, Coccinella, e io ti aiuterò. Anche noi ti daremo una mano, ma sta tranquilla. Non sappiamo nemmeno dove cercarli, abbiamo provato dappertutto. Certo che lo sappiamo, invece. Davvero? Certo, ti prometto che entro domani li avrai più zoccoli, Coccinella. Vanno bene? Allora, che ne dici? Sì, mi sembra che possano andare. Che ci fai con quello? È una cosa molto semplice. Vernicerò questi zoccoli con questo preparato chimico, così sembreranno vecchi. Vuoi ingannare Coccinella? Sì, è vero, ma questa volta non possiamo farne a meno. È l'unico modo che abbiamo per evitare che si ammali di nuovo per il dispiacere. Gaggio ha la forma del piede identica a quella di papà. In questo modo gli zoccoli sembreranno usati da lui. Di qui, in questo modo ci cacciate via tutti i clienti. Via di qui, sparite immediatamente. Ah, Coccinella, eh? Abbiamo trovato i tuoi zoccoli. Sul serio? Ah, gli zoccoli di papà sono tornati, che bello. Su, perché non li metti? Sì. Oh, signore, ti prego, fa che non se ne accorga, fa che non se ne accorga. Coccinella, non essere così severa con loro. Ma perché? Perché? Ascoltami, per favore. Erano così preoccupati per te che hanno speso tutti i loro risparmi per comprarti quegli zoccoli. È vero, ragazzi. Mi dispiace tanto di avervi accusato di essere dei bugiardi. Non devi scusarti, Coccinella. Adesso abbiamo capito di avere sbagliato. Una cosa falsa non potrà mai sostituire l'originale. Bene, da domani riprenderemo tutti le ricerche degli zoccoli veri. Sì! Signore e signori, stiamo cercando gli zoccoli che appartennero al nostro padre. Sono molto importanti per noi. Se li trovate, portateceli, per favore. Aiutateci a trovare questi zoccoli, per favore. Sono vecchi, ma sono molto importanti per noi. Aiutateci. Zoccoli vecchi non hanno un grande valore economico, ma per tutti noi hanno un grande valore affettivo perché appartenevano a nostro padre, capite? Ragazzi, mi è venuta un'idea. Perché non li aiutiamo a cercare e diamo anche una bella lezione alla persona che li ha rubati? Che ne dite? Ma tu hai ragione! Ah, povero me, questo non ci voleva. Uh-huh.
Perché l'hai fatto? Si può sapere? Don Kichi, che paura che mi hai messo. Non ho fatto niente di male. Non lo dire a nessuno, se no mi uccideranno. Senti, se non lo dice a nessuno ti do questi, che ne dici? Ma perché mi hai preso? Non faccio la spia io. Ora togliti di mezzo. Speriamo bene. Impazzito, ridammi la mia canna! Ridammelo, ho detto! Oh! Aiuto, aiuto, fermati, aiuto! Fermati. Aiuto! Forza, aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Ma quella fu bassa! No! Oh, guarda, Coccinella, i tuoi zoccoli sono laggiù. Cosa? Sì, sono proprio i miei zoccoli. Adesso procederemo a bruciare tutto quanto il petrolio che sta galleggiando su questo fiume. Pronti? Via! Non è possibile, così i miei zoccoli bruceranno! Forza! Qua Coccinella! Abbiamo scoperto chi ti ha preso gli zoccoli! Chi? Aiuto, Don Kichi, aiuto! Non ti perdonerò mai e poi mai! Ci aiuto! Ti prego, perdonalo, Coccinella, ti voleva soltanto fare uno scherzo! No! L'ha fatto spinto da un impulso meschino, ti prego, perdonalo! Non hai motivo di difenderlo, è un mascalzone! Si merita una punizione! Aspetta! No, Coccinella, non colpirlo con quegli zoccoli! Perché?
Lo spirito di nostro padre dimora in quegli zoccoli. Nostro padre era più forte e più generoso di molti altri uomini. Non è giusto offenderlo così, non trovi? Guardate, sta scappando. Avanti, Coccinella, fallo. Cos'è che dovrei fare? Devi chiamare papà così. Oh sì, adesso ho capito. Papà. よく土曜どんどん行け、いろいろあるさ一週間。